Ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video e sono un po' in imbarazzo perché ormai è praticamente un mese che non giro video e per chi mi segue anche su Instagram, Facebook saprà che insomma non sono stata molto bene e praticamente tutto il mese di novembre che non sono stata bene, infine proprio a fine mese sono anche entrata in ospedale, ho subito un intervento d'emergenza, quindi insomma non è stato proprio un bellissimo periodo, ancora sto cercando di riprendermi, ma non vedevo davvero l'ora di tornare a fare video e comunque per me è una valvola di sfogo, è un momento di relax, quindi sono davvero davvero contenta. Ringrazio tutte quelle ragazze che mi hanno mandato messaggi privati e mi chiedevano continuamente come stavo, quando è che torno a fare video, perché devo dire che fa davvero tanto tanto piacere e ringrazio in particolar modo le Beauty Addicted che sono state davvero fantastiche, senza che faccio tutti i nomi insomma e vi adoro. E niente, quindi non potevo non tornare sotto Natale, che insomma è una delle mie feste preferite, anche se il periodo insomma non è proprio appunto dei migliori. Ieri abbiamo anche fatto l'albero, magari vi lascio una fotina. E niente, sono già in clima natalizio come vedete, sia con il make-up che maglione, insomma. E ci tenevo anche a farvi vedere il make-up, se riesco senza smontare tutto. Non fate caso a sopracciglia e cose varie, perché insomma sono tornata l'altro ieri dall'ospedale, quindi non ho avuto tempo di andare da estetista. È un trucco semplicissimo, che però mi piace davvero tanto tanto, penso sia uno di quei trucchi ideali per le feste. E penso comunque di fare più di qualche tutorial per le feste, anche perché me l'avete anche richiesto su Instagram. E poi comunque mi piacciono tantissimo i trucchi natalizi, un po' sul rosso, verde, comunque belli sbrilluccichini, e quindi senz'altro ci saranno. Vi dico che non ci sarà il video dei Most Played di novembre, perché onestamente non, mi sono truccata davvero pochissimo, quindi cioè, sarebbe un video un po' no inutile, però insomma dirvi i prodotti che ho usato di più di tutto il mese quando mi sarò truccata sì e no una settimana, quindi insomma questo mese salterà un po' così, mentre ci sarà il video dei prodotti finiti, anche se non sono tantissime, ma come sempre sapete insomma ci tengo a farveli vedere. E oggi non potevo non tornare con un video haul e ormai chi mi segue da un po' sa che io e il mio ragazzo siamo pazzi delle Yankee Candle e le stavamo, cioè ne abbiamo comprate davvero tante. Abbiamo il vizio ormai di accenderne una ogni sera, forse anche due, cioè nel senso la spezzettiamo in quattro la tartina e di solito la accendiamo quando torna da lavoro e dopo cena. Quindi diciamo finiscono abbastanza in fretta e volevamo trovare una soluzione un pochino più economica e abbiamo trovato un sito, comunque vi lascerò tutti quanti i riferimenti giù nell'info box, che si chiama, mi sono scritta tutto oggi, yankee.co.uk. Comunque appunto troverete il link nell'info box, dove ci sono tutte quante le Yankee Candle e accessori vari relativi alle Yankee a prezzi davvero molto molto convenienti rispetto a quelli della Coin, soprattutto insomma se si fa un ordine sostanzioso, diciamo tipo quello che abbiamo fatto noi. Quindi insomma ci tenevo a farvele vedere e ci tengo a dire che tutto è arrivato in circa 10 giorni, viene dall'Inghilterra e imballaggio ottimo, e mi dispiace che non ho fatto una foto, comunque davvero ottimo ottimo ottimo, tutto imballato benissimo, è arrivato in una scatola di cartone con poste, non con corriere. Allora, prima di tutto volevo farvi vedere, prima di iniziare a farvi vedere cosa ho comprato, il bruciatore d'essenze che avevo io, che è questo qui. Ed è un classico bruciatore d'essenze che si trova dai cinesi, e questo appunto io lo comprai lì e lo pagai intorno ai 5 euro. Che è successo? Che abbiamo notato col mio ragazzo che alcune Yankee, alcune tartine, cioè, alcune in generale durano di più, alcune di meno, dipende da quanto è forte l'essenza, e ok. Ma alcune, dopo un'oretta che erano accese, incominciavano a bruciare a puzzare di bruciato, scusate.
ed era una cosa davvero molto fastidiosa perché da che nell'aria si sentiva questo odore buonissimo di essenza, comunque di candela profumata, a un certo punto sprigionava questo odore di bruciato davvero molto molto fastidioso. A quel punto andavamo ad aprire la finestra e tutta l'essenza andava via, quindi insomma era una cosa abbastanza inutile. E informandomi un po' su gruppi Facebook e cose varie su internet, ho capito che era appunto un problema di bruciatore e non delle tartine, insomma. E quindi dal sito vi faccio vedere la prima cosa che ho comprato: è appunto il bruciatore delle Yankee Candle, proprio diciamo l'originale, che io alla Coin lo vedi intorno ai 10 euro. Questo qui è carinissimo, intanto è semplicissimo, è nero con il fiore sopra. E dentro c'è ancora la candela che abbiamo bruciato ieri sera, che è Turquoise Sky. E è in terracotta ed è davvero molto molto carino. Noi l'abbiamo preso giallo anche perché era quello che veniva di meno. E vi dico che questo qui l'abbiamo pagato 5,05 euro. Vi dico già tutti i prezzi convertiti, per questo me li sono segnati, perché ovviamente sul sito sono in sterline. E insomma, pagarlo quanto ho pagato dai cinesi, quello originale della Yankee, mi è sembrato insomma un affarone. E la differenza c'è come? Ora ve la faccio vedere. Io non so se voi notate la differenza di grandezza, e questa è una cosa importante perché al momento io qui, a parte vedete che si è tipo bruciacchiato, vado a mettere la candelina sotto, si brucia immediatamente sopra e dopo un po' incomincia a puzzare di bruciato, proprio perché c'è poco spazio fra la candela e la tartina, mentre qui, come vedete, a differenza c'è tanto spazio fra la candelina e la tartina che va dentro il fiore, e questo ci siamo accorti che ci fa durare molto molto di più le tartine, anche se ad esempio tipo ieri sera abbiamo messo dei pezzettini di Turquoise Sky, siamo andati a cena, l'abbiamo spenta, dopo cena l'abbiamo riaccesa, diciamo che era ormai già liquida qua dentro, e continuiamo comunque a mandare l'essenza, cosa che con l'altro bruciatore non funzionava. E oltretutto le candele, le stesse essenze che ci sapevano di bruciato dopo un po', con questa non succede. Quindi assolutamente ve lo straconsiglio, e poi comunque su questo sito viene 5 euro, quindi insomma praticamente quanto lo paghereste in qualsiasi altro negozietto e non Yankee. Quindi questo diciamo è il primo acquisto, e poi ci siamo dati alla pazza gioia con le tartine che sono arrivate in questa scatolina. Cioè, vi dico che c'è un odore pazzesco, pazzesco proprio. Allora, vi faccio vedere quelle che abbiamo preso. Stanno tutte quante qui dentro. Allora, abbiamo preso due Amber Moon. Che allora, io non so definirvi gli odori, ho dei seri problemi con queste cose. A me però ricorda tipo un profumo maschile. Non so, è davvero molto molto delicata. E una volta bruciata, questa qua era una di quelle che puzzava da morire di bruciato. Invece rimane molto molto leggera. E secondo me ha qualcosa di burotalco dentro. Non lo so, vi dico, non sono molto brava a descriverli. E tutte quante le tartine che vi faccio vedere, tranne una, che ve la lascio per ultima, vengono 1,52 euro invece di 2,10 euro, che insomma se ne prendono parecchi risparmio e si nota. Quindi abbiamo preso due Amber Moon, poi la nostra preferita in assoluto del periodo. Questa qui verde, che forse ve la feci anche già vedere, che è la Christmas Garland, che è fantastica, cioè ve lo giuro. Sa di pino e di albero di Natale, è veramente buonissima. È fantastica ed è tra quelle che tra l'altro profuma di più dentro la stanza. Se lasciamo la porta aperta arriva fino in corridoio ed è davvero wow. E vi dico che di queste infatti ne abbiamo prese 6. Perché boh, ci piacciono davvero tantissimo. Poi adesso sotto Natale è tra quelle che usiamo di più. Ci sono anche i pacchi da 10 che convengono molto. Noi però non abbiamo voluto esagerare con 10, non che noi le usiamo, però. Altre 6 che abbiamo preso, perché anche queste rientrano fra le nostre preferite, sono queste qua nere, Midsummer's Night. Che anche questa ha un profumo. Questa è proprio la straconsiglio a chi magari inizia
ad usare le Yankee, non vuole profumi troppo forti perché è davvero delicatissima, è leggera, è davvero buona buona buona. Poi comunque è una cosa molto molto personale, tipo tutti adorano quella al cupcake e vanilla, tutte queste qua che io e il mio ragazzo non sopportiamo perché ci danno proprio fastidio gli odori troppo dolci. Quindi è una cosa molto molto personale, però vi posso dire che noi queste qua nere e quelle verdi sono in assoluto le nostre preferite. E infatti ne abbiamo prese 6 anche di quelle nere, e sempre 1,52 euro. E poi abbiamo preso 3 che non abbiamo mai provato, quindi ne abbiamo presa solamente una. Una è la Lilac Blossom, che è tipo di fiori, ma non è un floreale troppo forte, è un floreale molto molto delicato e non di quelli forti, insomma. Poi abbiamo preso Season of Peace, che ci sapeva molto di inverno, e questa devo dire che almeno a sentirla così profuma davvero pochissimo, sembra molto delicata, sa tipo di sapone, saponetta, non lo so, però è davvero poco profumata, cioè in confronto alle altre, insomma. E poi quella che vi dicevo che è diversa dalle altre, infatti è diversa anche proprio la confezione, si chiama Relaxing Rituals e Tranquil, che ha un odore davvero molto molto buono, assomiglia un po' a Turquoise Sky, però ha anche una punta floreale all'interno. E questa sono davvero curiosissima di provarla, anche perché non so la differenza fra le Yankee, diciamo queste qua normali che hanno anche il bordino, e questa qui, come vedete, è diversa. Magari se sapete qualcosa riguardo queste illuminatemi. E questa veniva un po' di più perché veniva 1,52 euro. Quindi il nostro totale è stato di 31,19 euro più 3,73 euro di spedizioni, quindi abbiamo pagato 34,93 euro. Facendo un conto abbiamo risparmiato all'incirca 10 euro abbondanti, insomma. E quindi io ve lo straconsiglio perché comunque ha un sacco di fragranze quel sito, e alcune che io non ho mai visto alla Coin, tra l'altro. Ha anche accessori tipo quelli, diciamo, i profumatori che vanno nella macchina, quelli da casa, e ha un sacco di cose. Ha dei bruciatori d'essenze natalizi che sono favolosi, costicchiano un po' di più, però sono anche magari per fare un regalo, sono davvero molto 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 carini. E niente ragazze, questo qui era questo mini haul delle Yankee, insomma ci tenevo a dirvi che sono tornata, spero che comunque voi, nonostante questa assenza, continuate a seguirmi, a sostenermi. E mi scuso se mi vedete magari vestita e truccata uguale in qualche altro video, ma visto che oggi c'è calma dentro casa e non è una cosa da sottovalutare, e penso di girare un altro paio di video, insomma, tra cui una collaborazione con Steffi, che sono in ritardissimo perché appunto l'avevamo programmata ma poi sono stata male, quindi non ho avuto modo di girarla, ma insomma ci tengo comunque moltissimo a farla e quindi la registrerò comunque anche se in ritardo. E vi ringrazio ancora per l'affetto che mi avete dimostrato e io vi mando un mega bacio, ciao!